Ma ciao, beh! Colazione sul cruscotto del nonno, vedete com'è ragazzi? Le scarpe della camperessa vicine, lascio le lì a Mori che giusto lì come piace così fa molto aiuto. I fiori che sono lì da non sanno bagnarli perché sono plastificati. Biscuitin, caffettin, accendin per la paia, paia. Poi cosa c'è? Il caricadur del porco diesel. Poi cosa c'è qua? Cosa abbiamo? Un po' il WD-40 per il gasolio, il mini pannello solare che funziona, lento, però funziona. E così ragazzuole, questa qui è la vita, cioè. Funziona? Sono corvi, non piccioni. Corvoni, belli. Ma se va a Roma. Ciao, eh. E chiuso via quel sabato prossimo. Ma guarda che roba! Ma guarda te, proprio bruciando tutto, Ciao camper, ciao! Oh, camperessa! Begrüß alles in Ordnung? Mi amore! Gehen wir zusammen zu Fuß? Nein, wir fahren mit von mobile! Ja? Verstehe Sie? Entschuldigung für mein Deutsch, ist schlecht, es tut mir leid. Eccolo qui, fresh. Alcuni di voi mi hanno chiesto come lavo la roba. Dove mi trovo? Mi cerco su internet una lavanderia a gettoni, qualche monetina, 6-7 euro, roba lavata e asciugata. Lavatrice Carcia. Uè, campagiao. Uè. No, a piedi. Uè, campagiao. Uè, tipa, sto cercando... Perché un chilometro e mezzo? Siamo andati a fare un po' di spesa. Porca miseria, se è meno cara della Lombardia, la Toscana. Ide, io non ci credevo, ma perché pensavo che la Toscana fosse cara. Invece no. Invece no, ragazzi. Abbiamo pagato una bombola di gas 16 euro. Incredibile, cioè. Mi sarei aspettato 22, 26... tipo vicino Ferrara, Migliarino. 16 euro una bombola di gas. Quanto la pagherà lui? 7 euro? 5 euro? Porca miseria, bello!
va che bel airone bianco, eh. Mo ciao lo sciocco che mi vedi, eh. I vantaggi di un camper piccolo, ragazzi. I vantaggi di un camper piccolino come il nonno. C'è tutto e ristretto. Mi trovo seduto davanti al frigo e davanti al vano bombola, no? Da qui ho accesso praticamente a più della metà del camper. La regolazione della truma, che ci scalda col suo calore. Da qui posso anche controllare le batterie. Io ho la fissa delle batterie sempre cariche. Penso che sia una cosa giusta, no? Da qui vado qui e guardo quel piccolo tester che avevo fatto con uno starter, un pezzo di starter riciclato. Posso vedere il gasolio senza alzarmi. Lo so, sembra una roba antisbattone. Lì ci sono le mie fantastiche scarpe. L'orologio, il portatile, le varie ed eventuali della colazione finita da qualche istante e un po' tutto il resto, ragazzi. Vantaggi e svantaggi, no?